intrapresa che lui ci diceva prima, chi intraprende la strada della sostenibilità, può essere che le aziende lo facciano e lo fanno, no? Con tempi e modi diversi e più velocità. È un po' quello che sta succedendo anche in casa nostra con le nostre cooperative associate. Siccome la nostra aspirazione è, come si suol dire, non lasciare indietro nessuno, ma aiutare tutti a crescere secondo un'ottica di sviluppo che sia il più possibile a 360 gradi, e il nostro tema è come coinvolgere le cooperative in questo percorso evolutivo che riguarda il consorzio. Quindi per delle imprese che in varie velocità e a vari punti di sviluppo diverso si stanno cimentando con questi temi, chiedo al professor Pedrini prima quali errori evitare e poi a Federico nel tentativo di calare nella pratica, perché se le cose rimangono, come dire, di dichiarata, non è sufficiente anche dal nostro punto di vista. Quali errori evitare e che cosa fare in concreto per provare a testarsi e a sviluppare della progettualità in ottica di. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che segnalare gli errori agli altri non è proprio la mia ambizione di vita. Nel senso, io gli errori ne faccio tanti. Quando arrivo alle 8 di mattina ho già la gamba piena di errori che ho combinato. Da dimenticare le chiavi dell'ufficio a cose ben peggiori, però gli errori capitano e onestamente nella mia vita hanno avuto un ruolo importantissimo. Quindi non avrei paura degli errori, innanzitutto. Questa è la prima cosa che vorrei dire. Perché sicuramente chi non fa, non sbaglia, non fa errori. Quindi io direi, innanzitutto, la prima cosa, l'errore da non fare è pensare che gli errori non si fanno. Cioè, gli errori si fanno, si sbaglia, è normale. Dal mio punto di vista, un errore che può capitare di fare è quello di pensare che tutte le aziende sono uguali. Che il bisogno di ogni singola azienda, o meglio, il contributo che ogni singola azienda può dare alla sostenibilità è uno standard. La misurazione dell'impatto ce lo insegna questa cosa, cioè la misurazione dell'impatto è un'avventura a sé stante, standard non ci sono, perché veramente ogni organizzazione ha storie, risorse, obiettivi unici e vanno un pochino rispettate queste cose. Quindi l'errore di creare soluzioni standard, come è stato fatto in passato, e il toolkit per la piccola e media azienda per essere sostenibile. Poi la piccola e media azienda vuol dire dall'azienda familiare alla media azienda, un'azienda di 250 persone, che non ha niente a che fare con un'azienda di 9, che non ha niente a che fare se fa servizi di consulenza con produzione di componenti metalmeccanici. Cioè, veramente cose molto diverse. Quindi diffidare un po' da queste cose. Più che di errori, però, mi permetterà di muovermi verso i consigli. Datemi un pochino questa libertà di parlare più in positivo che in negativo. Un consiglio che do sin da subito è quello di confrontarsi con tutti, okay? Confrontarsi con tutti, confrontarsi molto a livello professionale con i pari, con quello che stanno facendo colleghi, con quello che stanno facendo amici, cercando di raccogliere informazioni e poi avere il coraggio di avere una prospettiva critica. Quindi, diffidando un po' sempre da tutto, chiedendosi sempre le ragioni di tutto, del perché, dicevo prima, come, non diamo per scontato che un'azienda debba, cioè io insegno da anni queste cose, spero che tutte le aziende diventino sostenibili, ma non è obbligatorio, cioè non diamo per scontato che tutte le aziende vogliano farlo. E immaginandomi di dover muovere una macchina di consorziati, partirei cercando il gruppo delle aziende di buona volontà, per capirci, che ha uno spiccato desiderio di fare questo, e fare di questo gruppo un motore di cambiamento, un esempio. Cercando di lavorare piuttosto con pochi, non con tutti, però cercando di portare avanti degli esempi che poi diventano delle cose da raccontare. Si parla tanto di storytelling, okay? Di racconto di storie, di successo, di fortuna, di insuccesso, quindi creare poi questo effetto e anche il trasferimento di conoscenze tra i vari partecipanti al consorzio. Dall'altra parte, partire con le cose semplici. Pensare di partire con livello strategia diventa molto complicato.
Però cominciare a creare una coscienza dei dati, delle informazioni, è stato quello che nel tempo ha portato tante aziende a cambiare. Avere coscienza dei propri risultati, di cos'è un proprio impatto, che andiamo così per scontato, aiuta molto. Cercando cose molto semplici e se si parla di aziende anche di dimensioni più ridotte, avendo anche il coraggio di allontanarsi un pochino dagli standard esistenti. Abbiamo uno standard di rendicontazione della sostenibilità che per carità è fantastico, però per le piccole aziende diventa un lavoro anche ingiustificato. Quindi creare un po', favorire un po' di più la cultura del dato, dell'informazione, questo genera nel tempo il cambiamento, l'interesse, la curiosità e quando nascono queste cose far sì che si possa dar seguito. Il confronto è la parte più importante. Momenti probabilmente adesso magari con relatori migliori, però momenti come questo, capito? Momenti in cui comunque ci si confronta tra pari, si trova un'indicazione, banalmente si condividono anche le difficoltà e magari nel condividere difficoltà c'è uno che alza la mano e dice io ho provato a fare così, guardate che funziona. Questa è anche proprio l'esperienza del Sensor Manager Network degli ultimi 15 anni, di persone che si sono trovate spesso in grandi aziende. Messi a fare il sensor manager senza un becco di un quattrino, senza avere supporto e giorno dopo giorno faticando a trovare consenso interno e cercando di costruire progetti anche ambiziosi e portare dalla propria parte i vertici aziendali, confrontandosi, alla fine ce l'hanno fatta. Alla fine ce l'hanno fatta, quindi penso che proprio il confronto e il ruolo del network, cioè della moltiplicazione delle relazioni, quindi una crescita esponenziale delle relazioni può avere un ruolo veramente importante.